вся Франческа. Prego. Vivo convocato tu. Tu chi convoca? Esatto. Dico chi non convoco, così facciamo prima. Allora, non sono convocati. Per acciacchi fisici imparato Alassane e Chiosa, che dovrebbero comunque settimana prossima rientrare, non so in che giorno, però dovrebbero rientrare pian piano in gruppo. E non sono convocati poi Da Silva e Zapata, che si sono riallenati solamente questa settimana con la squadra e vengono purtroppo da un periodo abbastanza lungo, perché quasi un mese sono stati fuori. Poi vabbè, Zavan e Dinoff, i ragazzi diciamo più giovani che lavoreranno in primavera. Tra l'altro contenti che Dinoff sia stato convocato nell'Under 19, insomma credo che sia un motivo di vanto per la società. Evidentemente insomma, i nostri ragazzi si stanno facendo apprezzare e si stanno mettendo in mostra. No. Qual è l'aspetto che più ti pesa di questo, diciamo, andamento interno? Al di là dei punti, insomma. No, è non festeggiare a fine partita come vorremmo, perché tanto è inutile nascondersi. È ovvio che i dati non sono catastrofici, no? Perché noi in casa 3 partite le abbiamo vinte, non ci deve prendere la sindrome, ne abbiamo vinte anche 2 in Coppa Italia, quindi abbiamo dimostrato di poter vincere tranquillamente anche in casa. Probabilmente l'atteggiamento delle squadre avversarie è un po' di, posso dire, eccesso di preoccupazione a volte, di mancanza di serenità, ma non dovuto a niente se non alla voglia eccessiva di voler vincere. Ci ha fatto incappare in qualche non ottima prestazione, perché io il pareggio col Novara me lo prendo volentieri, frutto di una grande partita, quindi mi è piaciuta. Non mi ha fatto impazzire quella col Trapani, e quindi non mi ha fatto impazzire quella col Carpi. Però questo è fuori casa, ci stiamo esprimendo meglio, forse perché non abbiamo l'assillo di dover dimostrare a tutti i costi che oltre a essere una squadra che gioca bene, vinciamo, dominiamo e tutto. Forse la metto così. Però è arrivato il momento di fare uno step successivo, quindi dobbiamo continuare a giocare bene e migliorare ovviamente l'andamento. Domani però questo assillo si ripresenta? No. Si ripresenterà, perché comunque sia qua è così. E quindi che soluzioni tecniche e tattiche hai provato per superare questo assillo? Allora, intanto della partita di domani, allora, da una parte c'è ovviamente inevitabile, no? Le due grandi prestazioni che abbiamo fatto tra Genova e Verona. E, dall'altra parte affrontiamo la Provercelli, che è una squadra valida, lo ha dimostrato fino ad oggi, e noi in questa gara dobbiamo dimostrare di valere quelle due prestazioni, quindi dare seguito a due grandi prestazioni. E, in più, in questa gara dovremmo essere bravi a risolvere positivamente quelle situazioni che in gare tipo Trapani, tipo Novara, non siamo stati bravi a portare dalla nostra parte. Perché spesso capita che quando vengono squadre appunto da noi si mettano dietro, giochino chiuse. Quindi dobbiamo essere bravi a trovare il varco giusto e le soluzioni giuste per vincere queste partite. Mi auguro che la Provercelli venga a giocare a viso aperto, ma anche se non fosse così, dobbiamo essere bravi in un modo o nell'altro a vincere questa partita, non solo per i 3 punti, ma perché dobbiamo continuare il nostro percorso di consapevolezza, di crescita. E quindi qualcosina abbiamo provato, anche di diverso. Non è detto che non ci siano sorprese nella formazione. Credo che questa squadra abbia raggiunto una maturità e una presa di coscienza del proprio valore, e quindi in questo momento qua credo che se si cambia qualcosina non si stravolge niente, anzi, credo che possano essere degli stimoli per tutti. Allora, la Provercelli, se non sbaglio, proviene da 5 pareggi con 3. E noi, perché a Genova, al 90esimo, stavamo sul 2-2. Per cui la Provercelli, salvo
eccezioni si schiererà come Novara, cioè cercherà di non prenderla. Allora, se tu vedi una cosa da un certo punto di vista, un bicchiere mezzo pieno, perché nelle ultime due trasferte abbiamo reagito in maniera ottimale. Se si vedono i cinque pareggi consecutivi, il bicchiere potrebbe essere considerato mezzo vuoto. Per riempirlo fino all'orlo, questo benedetto bicchiere, toccherà escogitare qualcosina. Ecco, c'hai qualcosa in mente? Sì, qualcosa abbiamo provato. Ripeto, quello che dico un po' dall'inizio. Noi abbiamo giocato sempre col 4-3-3. Però non deve diventare un modulo che ci chiude in noi stessi, no? Prigionieri di questo modulo. Deve essere un punto di partenza a quello che piace a me, a lavorare per concetti, per idee. E quindi credo che partendo da questo siamo in grado di fare più cose diverse. Oggi, come non lo sapevamo fare magari un mese fa. Ma perché ci sono degli step ed è giusto che non si forzino le cose se la squadra non è pronta. Quindi oggi siamo secondo me pronti per fare anche cose diverse, quindi in base all'andamento della partita, nei vari momenti, siamo in grado di poter cambiare qualcosa senza stravolgere quello che è il nostro equilibrio. E quello che dicevi tu, per portare il mezzo bicchiere vuoto o pieno ad essere completamente pieno, bisogna vincere. Quindi domani dovremo giocare una grande partita, come sicuramente faremo, e essere bravi anche a trovare la zampata, la furbata che poi in parecchie partite spostano gli equilibri, no? Perché l'abbiamo dimostrato a Genova, una zampata di Drolet, palo, gol di Bianchi, abbiamo riaperto una partita e che poi abbiamo rischiato di vincere, perché questa è stata la verità, come la stessa è stata a Verona. Il gol di Nicastro ci ha rimesso in partita, e anzi forse ci ha dato ancora di più consapevolezza che quel primo tempo era solo stato questione di due disattenzioni sfortunate, perché poi sulla prima c'è stato probabilmente un errore, anzi sicuramente, la seconda è stata purtroppo un infortunio, cioè sono scivolato, quindi però la consapevolezza che noi siamo una squadra tosta, una squadra forte, quindi il fatto che vengano squadre da noi e si mettano dietro per non prenderle, credo che sia una testimonianza del nostro valore. Gli altri se ne sono accorti strada facendo, noi pian pianino l'abbiamo capito. Credo che in questo momento non dobbiamo preoccuparci di essere una squadra forte, dobbiamo anzi prendere coscienza di questo e su questo rimanere umili, perché la nostra forza l'abbiamo coltivata e innalzata grazie all'umiltà, e poi dobbiamo vincere, perché poi quando si fanno comunque tanti risultati utili consecutivi, perché poi nel mezzo bicchiere pieno c'è anche questo, il fatto che noi comunque sia facciamo sempre risultati utili, positivi. È vero che quattro pareggi sono mezze vittorie, ma è vero pure che poi ci metti due vittorie e diventa una striscia positiva importante, come spesso è stato. Scusa, la sorpresa ce la dobbiamo aspettare sul mondo o sui protagonisti? Ma può darsi tutte e due. Ma non è una cosa stravolgente, cioè non è che ci aspettiamo che domani giochiamo col 9-1-1. No, no, assolutamente. Può darsi, magari tanti giocatori offensivi. 3-4-3 in difesa. Ah, può darsi, non lo so. 4-4-2 tutto così. Sì, ma guarda che noi comunque in queste partite abbiamo fatto veramente un po' di tutto, perché domenica attaccavamo giocando 4-3-3 e ci difendevamo giocando 4-2-3-1. E ad Ascoli abbiamo fatto un 4-3-3 con Buonaiuto, Mezzala, Dezzi e Brighi, estremamente offensivi, più Guberti, Di Carmine, Nicastro, poi Drolet, quindi abbiamo tantissimi giocatori a propensione offensiva. Credo che quando però una squadra abbia trovato il suo equilibrio possa fare quasi tutto, insomma non eccedere, però si possa permettere tanti giocatori offensivi, come proporre molto di più la spinta sulle fasce o gli inserimenti, quindi sono molto tranquillo su quello che andiamo a proporre, perché i ragazzi rispondono bene. Ciao. Insisto su questo ragionamento perché io personalmente ho cambiato idea, ma vabbè, quello che penso io conta poco.
però anche in quello che hai espresso in questa mattina e in queste due domande che sono state fatte, non ho ben capito se tu pensi che ci sia differenza tra Perugia casalingo e Perugia esterno dal punto di vista tattico o dal punto di vista mentale. Mi spiego. Io credo che le belle prestazioni che Perugia ha fatto in queste ultime settimane, ma penso anche a Frosinone, siano soprattutto quando l'avversario era sulla carta superiore a Perugia, e quindi mentalmente la squadra ha imparato a soffrire durante la partita, è venuta fuori. Io credo che sia Genova che Verona, Perugia sia venuto fuori al di là del gol di Nicastro, al di là del gol di Drolet, sia venuto fuori dallo spogliatoio tra il primo e il secondo tempo con una mentalità diversa. Quindi dov'è il confine tra un problema tattico, un problema anche di DNA di questa squadra dal punto di vista fisico, dal punto di vista tecnico in casa piuttosto che fuori, e quello della mentalità, dove in casa devi fare la partita, più responsabilità, più anche responsabilità di fronte al proprio pubblico, sia dei singoli che come squadra. Allora, non è un discorso del nostro pubblico, perché il nostro pubblico per noi è solamente una grande forza. Quindi, anzi, io le giocherei tutte in casa le partite, perché credo che una curva come la nostra e un pubblico, una tifoseria come la nostra non ce l'ha nessuno. L'aspetto fondamentale, non sono d'accordo con te quando dici che noi ci siamo espressi sempre alla grande contro squadre sulla carta più forti. Noi abbiamo fatto una partita straordinaria a Pisa, una partita straordinaria a Vicenza. Cosa succede però? Che mentre fuori casa il Vicenza, che era penultimo, o il Pisa che è quintultimo, gioca perché deve far punti, e quindi le partite le giochi, in casa vengono e non le giochi, le domini, le comandi, però diventa sempre una partita col gol sporco. Partite contro l'Avellino, se ve la ricordate, sbloccata da un guizzo straordinario di Di Carmine, sarebbe stata un'altra partita estremamente difficile. Poi sblocchi la partita e vinci 3-0, però se non la sblocchi diventa una partita difficile, complicata, come la maggior parte di quelle di Serie B. Poi le prime 5-6 partite erano fatte da squadre che venivano tutte sbarazzine, 4-3-3, 3-4-2-1, tutti all'attacco. Io, siccome faccio una statistica all'inizio del campionato, la rifaccio poi in genere verso la 10ª giornata. 10 formazioni hanno cambiato atteggiamento. La Pro Vercelli giocava 4-3-3 molto offensivo, oggi gioca un 5-3-2 molto abbottonato. Il Novara era un 4-3-3, 4-2-3-1 spavaldo. Ora stanno chiusi nella loro metà campo perché pesano i punti. Le panchine cominciano ad essere calde, è fisiologico, si avvicina al fine girone d'andata e si comincia un po' a fare il conto. Questo è cambiato, perché prima noi andavamo fuori casa e giocavamo a calcio, venivamo in casa e giocavamo a calcio. Sono venute le prime squadre qui, Bari è venuto a giocare a calcio, l'abbiamo messo in grande difficoltà, abbiamo perso, ma abbiamo fatto una bella partita giocando. E abbiamo giocato a Brescia, il Brescia giocava, mi ha fatto una grande partita. Quando sono arrivate squadre come la SPAL, che è venuta e si è difesa, ci ha messo in difficoltà. L'abbiamo vinto 1-0 su una zampata, una partita non bella, un'invenzione di Nicastro, come è stato col Trapani. Quindi sono partite più difficili per l'atteggiamento dell'avversario. Ho letto un'intervista che ho trovato simpatica, allo stesso tempo molto veritiera, di Klopp, no? Dice: per fare una bella partita bisogna giocare in due. Non è facile giocare bene quando gli altri parcheggiano il pullman davanti alla porta. Si riferiva alla partita che hanno giocato in casa, quando vincendo andavano primi in Premier, no? Quello succede in ogni categoria, in ogni squadra, e ci succede anche a noi, perché fuori casa l'Ascoli gioca e noi giochiamo e creiamo tante palle gol. È anche più facile aggredire gli avversari, perché è una squadra che si apre e vuole essere propositiva. Quando sono tutti dietro, io ricordo le ultime gare, le squadre qua lanciamo delle grandi pallonate, quindi noi possesso palla, chiusi tutti nella loro metà campo, lì dobbiamo essere bravi ad avere quella zampata che alcune volte abbiamo avuto, altre volte no. Con Novara ci è mancata, l'abbiamo trovata paradossalmente col Trapani o con la SPAL, quando avevamo fatto delle prestazioni, secondo me, al di sotto rispetto a quella con Novara. Però questi ci insegnano che non siamo noi che cambiamo, è l'atteggiamento degli altri. Sono partite diverse. Quando c'è una partita a viso aperto, Genova, Verona, squadre forti che vengono e giocano, e allora se è la pari, ci giochiamo, ci vediamo chi è più forte, te la giochi
e spesso la comandi, perché hai le qualità per imporre il tuo gioco. Quando arrivano squadre dimesse che ti aspettano lì, per noi aumentano le difficoltà, perché sì, ci sono meno spazi e quindi diventa una partita non più di volume, di prestazione, ma di situazione, di circostanza. Il fatto di non aver mai usufruito di un calcio di rigore, per me è un handicap ad oggi. Non siamo stati bravi a procurarci il rigore. Io ricordo l'ultima partita con il Novara, ce ne sono stati tre, ce l'hanno fischiati. Altre partite dove magari un po' di furbizia, un po' di astuzia, toccati in aria, non siamo andati a terra. Le partite si vincono 1-0 sul calcio di rigore al 90esimo, ce l'abbiamo persa al 95esimo col Bari, una partita dominata. Quindi ci sono mancate queste cose qua. Da una parte sono fisiologiche di una squadra che deve crescere e deve migliorare molto, dall'altra parte non credo che sia un limite, è semplicemente l'atteggiamento degli avversari. Fuori casa giocano, cercano punti e quindi si lasciano anche attaccare, aggredire, e in casa da noi ovviamente hanno un atteggiamento diverso. Quindi... No, la mia è una provocazione, nel senso... No, no, ma l'ho capita. No. Si sono reso conto che anche tu, che all'inizio parlavi certo molto di mentalità, di convinzione, hai cambiato idea, diciamo, probabilmente è un problema anche tattico. Ma tattico degli altri, perché noi... questo ve lo assicuro, noi ogni partita l'abbiamo preparata per aggredire e vincere. Questo, ho sempre detto che a me non mi piace difendermi nella mia metà campo, a me mi piace difendere attaccando. Quindi siamo andati a Verona per dominare la partita e credo che l'abbiamo fatto bene. Poi gli errori individuali con Pazzini ti costano il gol, magari con un altro attaccante non lo prendevi, magari Bessa ti fa una giocata che un altro non fa, però... Quelli fanno parte di un discorso tecnico che possono accadere, come i nostri attaccanti o i nostri centrocampisti. Insomma, a volte fanno delle giocate straordinarie, i giocatori forti li hanno anche gli altri, quindi ci può stare. Quello che non è cambiato è la nostra mentalità, quindi in casa e fuori giochiamo sempre per vincere. È cambiata quella degli altri, che all'inizio venivano per giocarsela e provarla a vincere. Ora vengono per dire, intanto non le prendo, poi... Se il contropiede mi va bene, se il corner riesco a far gol, se un errore degli altri trovo il gol, giocano solo ed esclusivamente sugli episodi, noi sulla prestazione. Quindi non siamo cambiati noi, è cambiato l'atteggiamento degli altri su di noi, questo ci deve far riflettere nel trovare ulteriori contromisure. La macchina ossidionale per far saltare il... Una bomba che... Diamo il solito, Cristian, i Carmine Bianchi insieme con coperti a supporto? No. Una maledetta di proviamo a giocare. Hai parlato di statistiche prima, no? Ne guardavo una settimana, Longo è l'allenatore che dalla panchina ha trovato più soluzioni. 7 gol, 4 assist, lui invece questa classifica è un po' più indietro. Da cosa dipende? Ma non lo so, forse che i nostri fanno bene dall'inizio e i cambi in genere servono più per mantenere che per sfondare, no? Al di là delle battute, non lo so, insomma, credo che noi abbiamo tanti giocatori bravi che a partita in corsa hanno fatto molto bene. Io ricordo Buonaiuto che è entrato, ha fatto 2 assist, uno col Cittadella e un altro... ora non me lo ricordo. Poi mi ricordo Nicastro con la spalla che è entrato e ha fatto gol. Mi ricordo Acampro che con l'Avellino ha fatto l'assist per il contropiede. Ricordo Drolè che ha fatto molto bene, che è entrato domenica. Non è che per forza si incide con i gol, si incide anche semplicemente battendo bene un calcio d'angolo o facendo un assist o facendo bene una ripartenza, una rifinitura. Quindi se guardiamo i gol, probabilmente la Provercelli è quella che ha fatto meglio da questo punto di vista, anche perché butta sempre dentro molti attaccanti quando sta perdendo. Noi siamo una squadra che invece secondo me ha trovato grandissime risorse dalla panchina e sono state spesso decisive, magari non con gol, però non è che mi preoccupa quello, mi interessa che la squadra quando cambiamo riesca comunque sia a far bene e a trovare le soluzioni giuste. Proponendo prepotentemente, sì. E quindi Drolè è uno di questi, lì ci ha giocato bene, adesso c'è Belmonte e Del Prete che sono amici, però uno gioca su quella fascia,
quindi c'è diverse situazioni da valutare. Ecco, qualche impressione sui singoli, sullo stato di forma di Drolet, di Ricci, la presenza di Bianchi, ovviamente c'è Zebri che è tornato, l'ha fatto subito recentemente, però vorrei aprire una parentesi sul discorso del fatto che vengono via e si difendono, questo lo sappiamo, è una condanna con la quale bisogna convivere. Certo. Quindi tra le soluzioni da prendere, tu hai già risposto a lui, ma una maggior presenza in area di rigore, una densità più in area di rigore, per avere queste palle che poi vengono buttate su una difesa a 10 quasi degli avversari, la stai valutando, anche perché con più densità in area di rigore è più facile prendere per esempio i rigori. Due aspetti, questo era presente e poi il giudizio più simile. Allora, sui singoli, parto dai singoli, ottimi, perché sono in un grande momento di forma tutti, quelli che ho nominato, ma io oggi aggiungo altri, perché Alassane non giocava dal 28 d'agosto, ha fatto 120 minuti a Genova, per me ottimi. Poi spesso ovviamente i giocatori vengono giudicati per l'episodio, no? Ha tenuto in gioco l'avversario e quindi la prestazione viene giudicata per quello. Il voto, io guardo i 120 minuti e mi sono piaciuti tantissimo, mi sono piaciuti quelli di veramente tutti. Del Prete, che non giocava da due partite, ha fatto 120 minuti importanti. Drolet, Bianchi, Ricci stesso, buon aiuto che lo stiamo provando in questo ruolo dove io l'avevo fatto già giocare lo scorso anno e secondo me può diventare ancora più decisivo, perché a campo aperto con le sue qualità può essere devastante. Quindi tutti in questo momento bussano cassa, battono cassa, quindi è difficile fare la formazione, è difficile tenere giocatori così fuori, però credo che sia il segreto di poter giocare per un obiettivo importante. Quando c'hai 11 giocatori e solo le altre riserve, la qualità degli allenamenti non è la stessa, i cambi non sono decisivi, la squadra quando mancano 3 giocatori è in difficoltà. Noi siamo arrivati a un momento in cui potrei veramente prenderne 11 a caso e metterli in campo per il valore che esprimono negli allenamenti e nelle partite. A Genova hanno giocato 8 giocatori che non avevano giocato sabato, quindi, e hanno fatto una grande partita come se nulla fosse, quindi mi dà il termometro di quella che è la situazione. La squadra ha ben chiaro quello che deve fare, tutti sono pronti, hanno tutti caratteristiche diverse, quindi Bianchi è diverso da Di Carmine, è diverso da Drolet o da Guberti, e in base alle partite cerchiamo di trovare soluzioni. Il discorso di dare presenza in aria dipende sempre dall'avversario, è un mio modo di vedere le cose, però contro una difesa che si difende 5-3-2 e che vuole il riferimento, io il riferimento non glielo voglio dare. Se una squadra che viene a giocare aperta, quindi in area di rigore, già difesa a 4 la occuperei volentieri l'area. Una difesa che viene a 5, si mette dietro, vuole presenza in aria, vuole il riferimento da marcare, cercano, temono gli inserimenti. Quindi su questo spesso sono fatte le mie valutazioni. E poi è normale che a partita in corso ci possono essere anche queste soluzioni, quindi le due punte più il trequartista, 3 punte, perché secondo me si può giocare in certi momenti anche con 3 punte, togliendo un difensore, quindi 3 punte d'aria, non 2 esterni in una punta. Però dipende sempre dalla gara, dal momento, anche da come gli avversari si difendono, no? Quindi questo è un po' il mio pensiero. Salve mister, volevo chiedere, le prestazioni, come si è già detto, positive di Verona o comunque come a Genova in Coppa Italia, no? Hanno portato comunque una certa consapevolezza, adesso non dico di Serie A, però comunque di puntare in alto, cioè può essere, essendo appunto in zona alta classifica, può essere un sogno o solo comunque un'illusione? Io credo che non sia nessuno dei due. Quando io parlo di salvezza è perché io sono molto ambizioso, quindi molti parlano di salvezza al... Che giorno finisce il campionato?
20 maggio. Io dico che invece vorrei raggiungere la salvezza il 30 marzo. E non è che uno è ipocrita o non è ambizioso, il contrario. Noi dobbiamo essere ambiziosi. L'obiettivo da raggiungere il prima possibile è la salvezza, perché poi vogliamo guardare oltre e rendere qualcosa che oggi è inimmaginabile e non fa parte di noi, perché sarebbe sbagliato, no? Renderlo magari percorribile e vivibile. Poi quando sia lì ce la giochiamo, secondo me ce la giocheremo alla grande. Grazie. Grazie.